Buongiorno a tutti, io mi chiamo Giulio Masetti, sono assistente di ricerca presso il laboratorio Software Engineering e Dependable Computing e vi presenterò Critical Infrastructure Resilience. Darò molto brevemente, una definizione di cosa sono le critical infrastructures e qual è la loro resilience. Dopodiché, vi farò vedere due esempi che sono i due contesti di studio su cui abbiamo lavorato negli ultimi anni, cioè le smart grid e uno specifico sistema delle stazioni ferroviarie. Poi una veloce discussione di quali sono le linee di ricerca che ci hanno coinvolto negli ultimi anni. Vi farò vedere una piccola mind map su questo, concentrandosi subito dopo su questo sistema che vi dicevo nelle stazioni, e di come abbiamo fatto il modello, che tipo di analisi, trade-off che abbiamo ricercato tra consumo energetico e resilience. E questo mi darà l'occasione di mostrarvi degli esempi di analisi quantitative che sono tipici del nostro lavoro. Concluderò poi discutendo quali sono i lavori che attualmente abbiamo in corso. Quindi, dunque, le infrastrutture critiche in realtà le conoscete tutti, le vedete qua, ne vedete alcuni esempi: comunicazioni, energia, in particolare energia elettrica, trasporto di gas oppure di altro tipo di combustibile, ferroviario. Queste infrastrutture sono caratterizzate dal fatto che la vita stessa delle persone e la struttura delle nostre società dipendono fortemente dal loro funzionamento e dal loro funzionamento continuativo. In particolare, queste infrastrutture hanno dei requisiti molto stringenti che in tutte le fasi della loro vita, diciamo progettazione, esecuzione, aggiornamento, eccetera, devono essere valutati quantitativamente ed in particolare bisogna sempre concentrarsi sull'analisi dell'impatto di eventi catastrofici, come essi si propagano, che conseguenze possono avere, considerando in isolamento i vari sistemi e anche le loro interazioni. Il NIAC, in un documento del 2008, poi pubblicato nel 2009, ha definito formalmente cos'è la resilienza delle critical infrastructure, cioè l'abilità di ridurre l'entità e la durata degli eventi distruttivi. In particolare, l'efficacia, della resilienza di questo tipo di infrastrutture dipende strettamente dalla loro abilità di anticipare, assorbire, adattarsi oppure rapidamente, riprendersi da eventi potenzialmente distruttivi. Il lavoro nel nostro laboratorio quindi è supportare l'analisi di resilienza e trustworthiness delle critical infrastructure attraverso un'analisi model-based. Durante, le nostre operazioni incontriamo diversi ostacoli, in particolare queste architetture sono estremamente complesse, sono quasi sempre cyber-physical system, cioè sono, la congiunzione di più infrastrutture, di cui almeno una è fisica e almeno una è cyber, e la presenza di forti dipendenze funzionali tra i componenti e fra infrastrutture è un esempio perfetto di innesco e di modo di trasportare e propagare i guasti e gli attacchi, per cui di questo bisogna sempre tener conto quando si fa un modello di una critical infrastructure. E il contesto in cui i componenti vanno ad operare è di fondamentale importanza. Dicevo, è la smart grid. Il modo forse più semplice per rendersi conto della complessità di questa infrastruttura è il confronto tra una struttura tradizionale di rete e la smart grid. Nella smart grid osserviamo moltissime fonti di energia, in maggior parte rinnovabile, che generano una grande dinamicità del sistema, mentre il sistema tradizionale è caratterizzato da poche fonti di energia e da una grande stabilità. Il mercato dell'energia nella smart grid è decentralizzato, per cui è assolutamente necessario un flusso costante di informazioni tra consumatori, produttori e operatori del mercato, mentre in un contesto tradizionale le informazioni per maggior parte bastava che fossero, dai meters locali ai gestori. La smart grid è caratterizzata dalla coesistenza di numerose reti, anche a livello di trasmissione, che cooperano, scambiano energia e informazioni, quindi immaginate la complessità di definire politiche di controllo in questo contesto. L'energia elettrica, in particolare la potenza, non fluisce più come nel caso tradizionale solo dai grandi generatori ai consumatori finali, ma c'è un flusso
multidirezionale, molto complesso, che rende addirittura la valutazione dello stato del sistema fisico piuttosto elaborata. In particolare, quindi, la smart grid è composta da due infrastrutture, una fisica e l'altra di controllo, ed è composta da migliaia e migliaia di nodi. Qua nell'immagine possiamo, diciamo, apprezzare il flusso di energia, che nel contesto tradizionale è molto semplice, e il flusso di informazioni, per cui nel contesto tradizionale è solo periodico, mentre in contesto smart gli attori sono molteplici, con flussi sia di energia sia di informazioni costanti e molto elaborati. Il nostro contributo in questo contesto negli ultimi anni è stato lo sviluppo di un framework di modellazione capace di modellare sia nel dettaglio i singoli componenti, sia la loro interazione. Ed in particolare un aspetto chiave fondamentale in questo contesto è la capacità di modellare esplicitamente le interdipendenze tra i vari componenti. In particolare, la rappresentazione che vi dicevo dettagliata ci consente di valutare l'impatto di fallimenti e attacchi, anche molteplici, sulla qualità di servizio o altre caratteristiche della smart grid. L'altro esempio di cui vi parlavo, che introdurrò in modo leggermente diverso, è un contesto ferroviario, perché ormai in tutto il mondo e anche nel contesto ferroviario c'è una forte sensibilità al risparmio energetico, per cui, nonostante l'infrastruttura ferroviaria sia da sempre un'infrastruttura critica, recentemente anche in questo contesto l'attenzione al risparmio energetico è crescente. Per cui, diciamo, il principale sistema che consuma energia e che quindi costa anche all'interno di una stazione ferroviaria, dopo i sistemi che servono al movimento dei treni, è il sistema che gestisce il riscaldamento degli scambi, perché durante l'inverno c'è la possibilità che gli scambi si congelino, con ovvie conseguenze sulla vita delle persone e anche sulla gestione dell'intera infrastruttura. Per cui queste si chiamano scaldiglie, servono a scaldare gli scambi, e naturalmente consumano energia elettrica per operare il riscaldamento. Giusto per avere un'idea dell'entità, si stima che in Svezia circa ogni anno si spendono dai 10 ai 15 milioni di euro solo per questo sistema. Ciò nonostante, il risparmio energetico non può intaccare la resilienza di questa infrastruttura, per cui un trade-off deve essere trovato. Ora, questa è giusto un'immagine presa da ilmeteo.it di come è fatto uno scambio e della scaldiglia e del suo comportamento. Naturalmente non è sufficiente modellare solo uno di questi componenti, ma deve essere propriamente inserito nel modello di una stazione, dove, come vedete, la complessità è abbastanza grande. In particolare, quindi, in questo contesto abbiamo offerto lo sviluppo di un framework di modellazione che possa, diciamo, considerare diverse condizioni climatiche e diverse topologie della stazione. E abbiamo proposto diverse politiche per la gestione smart dell'accensione e spegnimento di queste scaldiglie. Dopodiché abbiamo compiuto una campagna sperimentale per valutare il trade-off tra resilienza e consumo energetico. Giusto velocemente una mappa concettuale rispetto alla nostra attività. Qui sulla sinistra vedete i casi di studio, diciamo i contesti in cui noi abbiamo lavorato. Per quanto riguarda lo smart grid, come vi dicevo, la valutazione di qualità di servizio, indicatori di qualità di servizio in presenza di attacchi o guasti, ed anche un contributo recente su diciamo, soluzioni efficienti delle equazioni che ci danno lo stato del sistema fisico. Questo contributo in particolare lo avremo presentato all'interno del ciclo dei seminari sulle riviste di classe A+, ma se siete interessati, insomma, contattateci. Per quanto riguarda invece il ferroviario, abbiamo studiato, come vi dicevo, la definizione di politiche per la gestione efficiente del consumo energetico e anche il trade-off tra, in questo caso, availability e il consumo di energia. Per fare questo, tra le altre cose, abbiamo dovuto sviluppare nuovi modelli, nuovi approcci alla modellazione. In particolare, negli ultimi anni ci siamo concentrati sui cosiddetti topology-based replication. Cioè si prende un modello template, lo si replica a istanza seguendo una certa topologia data in particolare dalle interazioni. E nell'ultimo anno, negli ultimi anni, in particolare ci siamo concentrati anche su
soluzioni, strategie e soluzioni efficienti di questo tipo di modelli. Focus sul railway. Dunque, vi dicevo, in questo caso noi abbiamo due infrastrutture, una che è quella propriamente del ferroviario e l'altra che è quella della corrente elettrica, che non solo dà corrente ai treni, ma anche scalda gli scambi, che naturalmente possono congelare, per cui è necessario che vengano scaldati nel momento giusto senza consumare troppa energia. L'architettura è un'architettura gerarchica, per cui esiste un controllore locale che misura la temperatura dello scambio e riceve dati meteo da un coordinatore, e naturalmente più controllori locali sono gestiti da un singolo coordinatore, quindi appunto controllo gerarchico. La rete elettrica serve anche come base per la comunicazione di queste informazioni, per cui quindi tramite questo Power Line Communication Channels. Per cui se il canale funziona, tutto va bene. Se il canale non funziona, il controllore locale deve mettere in pratica delle politiche che siano capaci di mantenere livelli accettabili di affidabilità pur non consumando troppa energia. Abbiamo definito tre politiche in questo contesto. La base è semplicemente una politica a soglia basata solo sull'informazione locale. Abbiamo una politica basata sulla memoria, per cui quando il canale di comunicazione funziona, il controllore locale riceve informazioni meteo dal coordinatore. Quando il canale non funziona, il controllore locale continua a usare queste informazioni meteo per un po', fino a che non decide che sono troppo vecchie. Invece un'altra strategia è prediction based, per cui il controllore locale, diciamo, mantiene informazione solo sulla sua temperatura, lo storico della sua temperatura, e sulla base di questo fa delle previsioni future di quelle che sarà la sua temperatura e decide su questo, sulla base di questo, se accendere o spengere. Giusto per darvi un'idea del tipo di campagne di valutazione che il nostro framework offre. È tutto un'idea, diciamo, di come è fatto il modello. Il modello è di fatto un processo stocastico composto da due parti. Una parte che descrive il meteo, che è un processo di puro salto, si chiama, e l'altra invece che gestisce il fallimento e il recovery del canale di comunicazione, che è modellato tramite una catena di Markov a tempo continuo. Il formalismo che utilizziamo ormai da anni è le Stochastic Activity Network, che è una variante, un dialetto delle reti di Petri stocastiche, che offre due grandi vantaggi. Il primo è che, diciamo, c'è una corrispondenza formale e ben definita tra la versione grafica, le immagini che qui vedete, e il processo stocastico sottostante, per cui si possono fare ragionamenti formali. E l'altro è che è possibile inserire, diciamo, del codice C++ all'interno delle attività che qua vedete disegnate, per cui si possono chiamare librerie esterne, per esempio per gestire il meteo oppure la politica di previsione. Noi ci siamo concentrati in una stazione reale, che è la Lake Maggianico, dove abbiamo due controllori e 19 controllori locali. Possiamo vedere che un'analisi e un fine tuning è possibile per entrambe le politiche, diciamo, più smart. Ciascuna di queste dipendeva da un parametro, per cui al variare del parametro caratteristico noi possiamo vedere come cambia il consumo energetico. E come cambia in questo caso l'unavailability, cioè la quantità totale di tempo, considerato tutta la stazione, in cui esiste almeno uno scambio che può congelare. Con questo, vi dicevo, è possibile selezionare il parametro migliore per la specifica politica. Dopodiché, al variare del meteo, qui vedete in alto condizioni più miti del clima e in basso condizioni più rigide, come variano l'energia e la navigability. Qui, per esempio, nella navigability si vede che in un clima più mite la politica migliore è quella memoria, mentre in un clima più rigido, in questo caso, la politica migliore è quella di previsione. E anche è possibile, diciamo, considerare il massimo consumo, il consumo ottimale, e poi il minimo e il massimo di ciascuna politica, ed anche, per esempio, considerare il consumo energetico data una certa quantità di tempo, in questo caso circa un'ora, in cui è possibile avere almeno uno scambio che può congelare. Da questa immagine in particolare si vede che è molto complesso decidere la politica che vince, o meglio, non esiste un'unica politica che vince sempre, dipende molto dalla topologia della stazione e dalle condizioni climatiche. Questo ancora una volta, diciamo, giustifica
azienda. La nostra idea è di offrire sempre dei framework di modellazione in cui gli esperti del settore possono inserire i propri dati, parametrizzare i modelli e fare delle analisi molto accurate su guasti, come in questo caso, o attacchi. Work in progress. Beh, nel contesto delle smart grid stiamo, diciamo, facendo convergere tutte le migliorie che in questi anni abbiamo investigato, quindi strategie di modellazione, ottimizzazione, nuove strategie, dicevo, di analisi numerica, per analizzare l'impatto di guasti e fallimenti in reti sempre più grandi. E nel frattempo stiamo anche investigando specifici schemi di attacco a componenti cyber, tipo il Bad State Estimator, che è un componente fondamentale che il controllo ha per vedere se ci sono cose strane sulla rete, e recentemente sono usciti degli attacchi a questo componente, e anche noi ci stiamo interessando a questa vicenda. Per quanto riguarda il ferroviario, stiamo investigando non solo, come vi dicevo, il sistema di riscaldamento degli scambi, ma anche il sistema che gestisce l'illuminazione dei marciapiedi e del piazzale dell'istazione, anche questo grande consumo di energia. In particolare, queste investigazioni sono state e sono in questo momento parte del progetto regionale Stingray, che è un progetto in cui siamo coinvolti insieme al Formal Methods and Tools Lab qui all'ISTI. Per quanto riguarda gli approcci di modellazione, come vi dicevo, questo Dependency Aware Replication originariamente è stato pensato per risolvere i modelli tramite simulazione, però recentemente, aggiungendo delle condizioni in più, per esempio catene di Markov, eccetera, ci siamo impegnati nel proporre nuove strategie di soluzione, quindi anche su questi argomenti stiamo investigando proprio in questi mesi. Io ho finito. Grazie per l'attenzione e naturalmente se ci sono domande. Grazie, grazie Giulio, molto interessante. Non vedo che ci siano nessuno si è prenotato per fare Io non domande. riesco a vedere la chat, non riesco a vedere la chat, per cui non riesco a leggere. E comunque no, nessuno ha scritto nessuna domanda. Posso fare una domanda io? Sono Davide. Certo. Ciao Giulio. Certo. Ciao Davide. Una curiosità che volevo chiedere. I dati che avete ottenuto riguardo le politiche di risparmio energetico, Si siete sente un riusciti? po' male però, Davide. Mi sentite male? Vai, Io dimmi. sì, almeno. Vai, io provo a dirlo, poi se non mi sentite pazienza. No, mi chiedevo riguardo l'azienda con cui avete il progetto, no? Se vi hanno dato, cioè se siete riusciti ad avere anche un feedback da loro sull'adozione delle politiche che voi avete studiato. Cioè, le politiche che voi avete studiato, loro le hanno implementate nel sistema reale? E se sì, avete avuto un feedback di ritorno? Perché questo è un modello predittivo da quello che ho capito, no? Esatto. Allora, al momento, a mia conoscenza, diciamo, la politica che viene attualmente utilizzata è questa basic policy, cioè una politica a soglia basata esclusivamente su i sensori di temperatura dei singoli controllori locali, e poi il gestore della stazione può mandare un segnale di accensione o spegnimento che tramite i coordinatori arriva a tutti. Quindi al momento quello che è ad oggi implementato è questa basic policy e diciamo, aspettiamo ancora dei feedback su queste successive migliorie, diciamo. Quindi Realizzabili. abbiamo realizzabili, realizzabili. Ok, non sento più. Sì, dicevo, sono realizzabili al momento. Queste due non sono ancora state realizzate. Per ora i feedback che abbiamo ricevuto sono relativamente positivi, anche considerando il fatto che la politica base già esiste ed è già in funzione, insomma. Quindi, tra l'altro, con i dati che abbiamo a nostra disposizione, in cui mostriamo il reale vantaggio dal punto di vista del risparmio energetico senza penalizzare troppo la resilience, diciamo, siamo confidenti che possano in un futuro convincere i gestori eventualmente a applicare queste o altre politiche analoghe. Va bene, grazie, grazie Grazie a Giulio. te, grazie. Allora, grazie ancora Giulio.